Da qualche giorno OpenAI ha rilasciato ufficialmente GPT-4, nuovo modello di linguaggio che ha fatto parlare tutti, in particolare se siete su LinkedIn avrete visto migliaia di post sul tema, veramente una cosa esagerata, e anche qui su YouTube in tantissimi ne hanno parlato, io adesso faccio parte di questi. Ma ho aspettato un po' anche a fare questo video perché volevo portarvi un po' la mia esperienza, i miei sentimenti dopo aver provato questo strumento su varie piattaforme. Infatti l'ho testato tramite ChatGPT Plus, quindi gli utenti che pagano per ChatGPT come me possono già testare questo nuovo modello di linguaggio anche se con alcune limitazioni. L'ho testato su Microsoft Edge perché il nuovo chatbot di Bing di cui si è parlato tanto qualche mese fa è stato ora confermato, già girava su GPT-4, quindi chiunque di voi abbia avuto l'opportunità di usarlo, sia riuscito a entrare nella waitlist, ha già provato GPT-4 in realtà con cose in più, di cui poi insomma parleremo nel dettaglio, e anche al lavoro abbiamo avuto accesso anticipato alle API di GPT-4, quindi vari modi di interagire con questa realtà. In questo video non voglio portarvi gli aspetti di cui hanno già parlato tutti, voglio darvi sicuramente una piccola infarinatura di quelli che sono gli aspetti tecnici per chi magari ha seguito di meno, ma voglio concentrarmi sulla mia esperienza, sul perché è stata un po' deludente, devo dire la verità, e poi anche su quelli che credo siano i potenziali step e anche una piccola teoria del complotto. Vi prometto che non è nulla di assurdo, però mi ha scatenato alcune riflessioni che penso sia interessante fare con voi in questo video. Sicuramente si parla di un modello più intelligente del GPT-3 o 3.5 precedente, qualunque prendiate come benchmark. Si è parlato tantissimo della capacità di superare esami come quello di legge che continua a migliorare. E un altro tema su cui si è fatta tanta luce è quello della sicurezza. Infatti OpenAI continua a parlare del fatto che il nuovo modello sia più sicuro, sia più difficile reperire informazioni pericolose da GPT-4. E è triste vedere quanto impegno di persone intelligentissime si debba rivolgere a questioni di sicurezza. Immaginate cosa avrebbero potuto fare in più se non ci fossero state queste limitazioni, ma purtroppo sappiamo che nel momento in cui si lascia libertà, poi queste cose vengono sfruttate da persone che cercano di abusare il sistema e quindi tant'è. Ma nonostante tutto, io mi sono un po' divertito, ho provato a far dire delle cose controverse a GPT-4 per testare un po' l'abilità. Vi metto la foto a schermo, fondamentalmente sono riuscito a fargli dire che come persona oppressa da un regime tenterebbe di hackerare i sistemi del governo. Nel momento in cui gli ho chiesto più dettagli, il sistema si è allertato subito, ha detto no, scusami, mi sono sbagliato, in realtà non si hackerano i governi, quindi sicuramente ci stanno lavorando, anche GPT-3 avrebbe risposto in maniera simile, credo, però effettivamente in maniera così completamente non misurabile, vi posso dire che sembra essere un po' più cauto nelle risposte che dà e riesce a districarsi meglio quando ci sono risposte complicate, molto politically correct in questo senso GPT-4. Un'altra cosa di cui si è parlato è il supporto maggiore alle lingue, ok, sicuramente molto interessante, e in teoria dovrebbe esserci anche una maggiore memoria, migliore abilità nel avere discussioni lunghe e anche nello scrivere testi lunghi. Qui sinceramente non ho avuto modo di vedere praticamente questi miglioramenti, continuano a rompersi, tra virgolette, le risposte quando diventano troppo lunghe. Non so se questo magari è dovuto all'overload dei server di ChatGPT che già ad oggi limita a 25 messaggi al giorno con GPT-4 gli utenti Plus, quindi già una sezione ristretta degli utenti totali, e in più è già stato annunciato che a partire dalle prossime settimane questo limite si abbasserà da 25 a ancora di meno, quindi stiamo a vedere, magari questi problemi sono dovuti principalmente a queste limitazioni qui. Nei prossimi giorni cercherò di giocare anche un po' con le API per vedere se da quel punto di vista invece le cose migliorano oppure no. La novità più interessante forse però è quella legata al multimodal model o multimodal learning che arriva con GPT-4, quindi tradotto per gli ignorantoni come me fondamentalmente vuol dire che questo nuovo modello è in grado di interpretare ed interagire anche con contenuto altro che non sia quello testuale. Quindi in questo caso si parla di immagini. Quindi GPT-4 dovrebbe essere in grado di riconoscere immagini, descrivercele, magari anche di aggiungere informazioni al testo che noi diamo come input tramite immagine. Dico dovrebbe perché questa funzionalità è stata annunciata, ci aspettiamo che arrivi anche abbastanza velocemente, vista la velocità con cui OpenAI è riuscita a lanciare miglioramenti negli ultimi mesi, ma ancora non abbiamo accesso. Quindi stiamo a vedere, sicuramente questa è una funzionalità che aprirebbe tantissimi modi di utilizzare GPT-4.
siamo in attesa e vi lascio in descrizione alcuni video o articoli di persone che conoscono molto 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 meglio di me il mondo del machine learning, dell'intelligenza artificiale, che parlano anche di come il salto più importante non sia necessariamente da un trilione di parametri a 100 trilioni di parametri, quando si va a misurare l'efficacia, l'intelligenza, l'utilizzo di un'intelligenza artificiale generativa, ma ci sia molto più beneficio a volte nel passare da un modello puramente legato al linguaggio, linguaggio testuale, mettiamola così, come può essere quello di GPT-3, a un modello invece multimodale. Quindi appunto non voglio stare qui a parlarvene io, perché sarebbe come rifornirsi di informazioni da una persona che a malapena è riuscita a prendere le briciole dal tavolo dei grandi, come direbbe Dante. E quindi, insomma, fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma parto da questo punto per parlare un po' della teoria del complotto di cui vi anticipavo prima. Perché? Perché già in passato si era parlato di come GPT-4 sarebbe stata una rivoluzione. Alcuni dicevano nel numero dei parametri, ok, che avrebbe utilizzato, altri dicevano invece proprio nell'approccio che avrebbe utilizzato, e a quanto pare nessuna di queste due strade è stata completamente seguita. Se non sbaglio, hanno smesso di annunciare il numero di parametri che sono stati utilizzati per fare training dei modelli, forse anche per aumentare un po' l'hype verso GPT-4 nel momento in cui il numero di parametri non era così, diciamo, esponenzialmente alto rispetto a quello che ci si aspettava o rispetto a quello precedente, esponenzialmente più alto. O forse semplicemente mi sto facendo troppe pare io, come direbbero a Milano. Però qual è l'osservazione interessante? Come dicevamo, Microsoft ha confermato che il chatbot di Bing già utilizzava GPT-4. E ci ricordiamo un po' anche delle figuracce fatte dal chatbot di Bing, vi lascio anche magari in descrizione il tablerone in cui con Giorgio, Mr. Rip, abbiamo visto alcuni test veramente veramente divertenti fatti con quel chatbot. E la mia sensazione è che loro abbiano fatto dei miglioramenti a GPT-3.5, o comunque magari stessero lavorando a GPT-4, e per continuare questo ciclo dell'hype, della novità, abbiano rilasciato il prima possibile una versione un po' half-baked, come direbbero gli americani, no? Quindi mezza cotta, per sì, magari continuare ad avere l'attenzione su di loro, magari tenersi un rilascio ancora più importante di GPT-5, non lo so. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché io sono rimasto un po' deluso nella interazione con questo modello. Chiaramente molti dei miglioramenti sono difficili da vedere ad occhio nudo, cioè è difficile ad occhio nudo, senza concentrarsi, senza avere magari paragoni uno a uno di fronte all'altro e dire no, questo test è scritto meglio, questo test è più chiaro. Però, ecco, non ho notato quel miglioramento di qualità nei testi prodotti che è evidente all'occhio. Magari devo farci anche io un po' l'abitudine, devo prestarci più attenzione. Ma questo, unito al fatto che il dataset a cui GPT-4 fa ancora riferimento è sempre quello fermo a settembre 2021, mi fa pensare che questa sia un po' una versione di mezzo. È come quando, non so se nei telefoni, no? Pensiamo agli iPhone, che c'era l'iPhone 5, poi l'iPhone 5S e poi usciva l'iPhone 6. Mi sembra che questo GPT-4 sia un po' il 5S dell'iPhone 5 uscito in precedenza. Magari mi sbaglio, però ecco, io penso che veramente il valore aggiunto si avrà quando a questi modelli potremo dare accesso all'internet. Il problema qual è? Che un modello così già esiste, cioè c'è GPT-4 su cui corre Bing, che ha accesso all'internet, però hanno avuto tanti problemi, quindi stanno cercando, immagino, di sistemare tutti i vari insulti che il chatbot lanciava agli utenti, tutte le informazioni sbagliate che venivano date. Saremo a vedere. Questa passata è stata una settimana interessantissima dal punto di vista del machine learning, dell'AI. Ci sono stati un sacco di annunci, Google che continua a controbattere agli annunci di OpenAI, Microsoft che ha annunciato Copilot all'interno della propria suite di Office, quindi sicuramente arriveranno più video in merito. Questo era un piccolo aggiornamento sulla mia esperienza con GPT-4 e per condividere questa piccola teoria del complotto. Quindi riassumo, secondo me loro avevano questa versione di 3.5 migliorata. Il fatto che ci sia questo supporto alle immagini mi fa pensare che questa in realtà, più che essere una versione migliorata, sia una versione anticipata di quello che stavano preparando, e hanno deciso di lanciarla adesso per fare un po' di rumore, anche perché secondo me Bing, se all'epoca
avesse potuto dire guardate che noi già stiamo girando su GPT-4, l'avrebbe fatto, no? Sarebbe stato ancora più potente. Immaginate l'aumento ancora di hype che ci sarebbe stato nelle persone nel provare Bing. Quindi non lo so se l'hanno fatto perché all'epoca questa release non era programmata per essere GPT-4 o forse, visti gli errori inevitabili che sarebbero arrivati con la connessione a internet, una cosa nuova, volevano evitare che le persone collegassero questi errori, questi problemi a GPT-4 e dicessero vedi un modello che non funziona, funziona peggio del 3.5, non lo so, magari un mix delle due. Quindi, io come al solito ringrazio chi mi ha seguito fin qui, fate le solite cose che fanno, che vi dicono di fare gli youtuber, mi piace, condividere, iscrivervi al canale. Io come al solito vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!